Ciao, oggi parliamo di cosmetici naturali. Se davvero sono più sicuri, più sani, più tollerabili della nostra pelle, oppure si tratta soltanto di un'azione di marketing. Prima di tutto dobbiamo ricordare che non esiste una legge che ci dica esattamente quali ingredienti determinano un cosmetico naturale e soprattutto la loro percentuale all'interno di una formulazione cosmetica. Generalmente comunque si tratta di cosmetici che contengono al loro interno degli attivi naturali, derivati dal mondo animale, dal mondo marino, dal mondo vegetale o dal mondo minerale, e quindi che contengano meno ingredienti possibili di sintesi. Quando poi leggiamo bio sull'etichetta, significa che quel prodotto, per ottenere la certificazione, contiene ingredienti derivati da un'agricoltura biologica, da un'agricoltura priva di pesticidi e di sostanze inquinanti, e packaging prodotti con plastica o carta riciclata. Ormai, soprattutto con quella miriade di informazioni che riceviamo ogni giorno dal web, siamo portati a pensare che naturale sia sinonimo di sicuro, mentre che chimico sia sinonimo di tossico. Ma non è proprio così. Tutto ciò che ci circonda è chimica. Basterebbe analizzare un semplice frutto per notare che ha un lince lunghissimo, pieno di nomi impronunciabili che sicuramente non riusciremmo neanche a pronunciare. E questi nomi impronunciabili sono proprio sostanze chimiche, ma è un frutto, è natura. Con questo non sto dicendo che i cosmetici naturali non siano validi, siano pericolosi, eccetera. Anzi, gli oli essenziali sono molto efficaci. Alle volte arrivano anche a simulare l'azione di un farmaco, perché penetrano molto in profondità nella pelle. Questi oli essenziali, però, possono essere disastrosi e più pericolosi, soprattutto su pelli più reattive, su pelli più sensibili. Questo perché sono prodotti naturali che non sono stati elaborati in un laboratorio, quindi non sono sostanze pure come potrebbe essere un prodotto di sintesi, ma possono presentare allergeni naturali, che possono quindi causare sensibilità cutanea. Invece, molte sostanze considerate pericolose per la pelle, come i siliconi e la paraffina, non sono pericolose in realtà. Rimangono sulla superficie della pelle, non vengono assorbite. Anzi, in alcuni casi, soprattutto su pelli un po' più danneggiate o dopo un'ustione o con dermatiti, questi ingredienti, siliconi, paraffine, eccetera, possono rivelarsi in realtà molto utili, perché non solo isolano la cute da eventuali aggressioni esterne, ma impediscono anche che la pelle si disidrati ulteriormente perdendo acqua dai tessuti. Ogni pelle reagisce a modo suo ed è per questo che è importante capire di cosa stiamo parlando ed è importante scegliere bene ciò che noi utilizziamo. Io acquisto e utilizzo sia prodotti naturali, biologici, eccetera, che prodotti non green, non biologici, non eco-bio, e li vedete anche durante i prodotti finiti, nei video dei prodotti finiti, e li recensisco anche molto bene. Utilizzo entrambi a seconda dell'effetto che voglio ottenere, a seconda delle condizioni della mia pelle. Inoltre, dobbiamo ricordare che soprattutto in Unione Europea tutte le sostanze immesse sul mercato sono soggette a leggi e controlli severi. Non sto dicendo che i siliconi siano meglio degli oli essenziali o viceversa. Nessuna fazione è migliore dell'altra. Sto dicendo che è importante informarsi. E non andare dietro al marketing o dietro alle frasi lette sul web che il più delle volte sono antiscientifiche e false. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere sotto nei commenti se acquistate e utilizzate prodotti bio, biologici, eco-bio, green, oppure se acquistate un po' a casaccio e non vi fate problemi. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale attivando la campanella, così da ricevere la notifica per ogni video appena pubblicato. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao!